Bergamo, settima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, organizzate dal Comune di Bergamo, con Impara Digitale, un sacco di gente, docenti, istituzioni, studenti, questa volta anche, da tutta Italia, per fare il punto, come siamo ormai abituati a fare, sull'avanzamento di questo cambiamento del sistema formativo. A me stamattina è toccato spiegare un po' da zero, a capo, perché è importante investire sulla scuola, che cosa ci aspettiamo che la scuola faccia per le singole persone, per la loro vita, ma anche per il paese, per contribuire alla crescita del nostro paese. Il digitale è uno strumento a questo punto ineludibile e ce ne siamo resi ben conto durante la stagione del Covid, quando senza quello strumento sarebbe stato un blackout completo. Abbiamo contenuto i danni, non che non ce ne siano stati, perché ovviamente anche l'accesso alle strumentazioni digitali segna una differenza tra le singole persone, e l'impegno quindi adesso è quello di ricucire quelle differenze, ma è stato essenziale, lo è ancora oggi, in futuro, in vista del futuro, perché il digitale ci consente di ricombinare le scatole del sapere, collegare i vari bacini di conoscenza, allenare il pensiero critico, mettere insieme il pensiero scientifico e il pensiero umanistico, far emergere le competenze delle persone e contribuire a recuperare i loro limiti, le loro difficoltà. Quindi è potenzialmente un grande aiuto, non è, per capirci, soltanto il tablet in classe, quello è proprio una visione ridotta, diminutiva di quello che il digitale può rappresentare. Mi sembra che tutti quanti però abbiano chiaro qual è lo stato dell'arte e come si può proseguire insieme. Quindi benvenuti a tutti quelli che sono a Bergamo oggi e buon lavoro a chi userà il digitale nelle scuole italiane.